Ciao a tutti, io sono Dre. E io sono Zorro. Bentornati, mascherati e mascherate, in questo nuovo video di Brawl Stars. Oh, abbiamo una piccola e spiacevole notizia che deve dirvi Dre. La mia voce è completamente andata e quindi sto facendo questo video come se fossi rotto. In realtà non è il microfono, sono proprio io che è sono lui rotto. Che sta morendo. Esatto, Zorro. Non si dice. Non è vero, io non morirò né oggi né domani né mai. Ma soprattutto giocherò bene questa partita. No, in realtà sto iniziando a capire come funziona Beryl, quindi cerchiamo di non fare figuracce. Cheat, dopo due secondi, oh mio Dio, non l'ho capito. Madonna, sembra che abbia la carta vetrata al posto della voce. Sì, vabbè, fa niente, dai. Stai dicendo che la mia voce è sempre brutta? No! No, e ti allontani silenzio. Cosa cerca di fare questo Dynamike? Vuole vivere un altro pochino. No, non credo che accadrà, io sono alle tue spalle, ecco, tieni, vedi, questa si chiama la classica mossa a tenaglia. No! No, no. Dynamike, come stai? Io voglio vivere, io voglio vivere. Ma dato che siamo entrambi presenti, a te perché ti è presa male con Rosa esattamente? Perché Rosa è OP, quindi mi diverte tanto. Sai che non sono sicuro che sia OP, potresti essere tu bravo a giocarla. Sono io un pro. No, sappiamo entrambi che non è, scusa non... Sei una persona cattiva e la tua malattia strana deve diventare tremenda. Mi è solo andata via la voce, non devi dire queste cose. Ok. Allora, facciamo... Va bene, non c'è bisogno di urlare. Facciamo i bravi ufficiali della Gestapo, no, e uccidiamo tutti. No, stavo dicendo di... no, le mine. Stavo dicendo semplicemente di metterci a cercare nei cespugli i sopravvissuti. Non c'è stato bisogno. Hai ragione, sono venuti... No, ce ne stanno ancora due. Ah, eccoli. Sto arrivando. Non c'è bisogno. Hai considerato che loro... Senti, gli hai tirato neanche due pugni, due schicchere e sono... Cazzottati a morte. No, no, che cazzottati, gli hai fatto due carezze e si sono calciorotati fuori dall'esistenza. Cioè, non c'è stato bisogno. Vabbè, scusa, Stecca è il primo, con un solo gettone esperienza, potere o salute, come lo chiami tu. Alcuni mascherati hanno avuto la buona intuizione di suggerirmi di utilizzare la super di Beryl o Daryl, o comunque si chiami questo coso. Bederyl. Per scappare più che per ingaggiare. E io ovviamente sto facendo l'esatto opposto perché... Allora, dovete capire che Drain è come il gatto col cappello del coso strano. Sì, gli dici una cosa. Il gatto col cappello matto. Ok, bravo. Fa l'esatto opposto di quello che gli chiedi. Stai attento perché quella mi sembra una che sa il fatto suo. No, quella più che altro fa un danno bestiale. Sì, no, non esattamente. È morta adesso che... Ora è esplosa. Ora che è morta non può più fare danno. Non mi toccare, Rosa. Basic logica di chi ammazza i capi terroristi. Questa... Ora è morto, non può più fare danni. Ci hai fatto caso? Mi ha guardato. Ah, vedi, è perfetto per andare direttamente all'obiettivo. No, allora, questo lo sai come si dice? In bocca alla morte. Imbottigliato a morte. No, imbarilato a morte. Imbottiglia, imbarillambattato a morte. Per questo non c'ho la scusa della voce. Non sono bravo a creare. Cosa fa? Tu, Beryl, dove scemo? Dove va? No, è morto. Esplodiscilo. Io ho sprecato la mia super per l'ennesima. No. Ma sto Beryl no. È cancerogeno. Sì, abbastanza. Non ti so salvo cosa, me. Non so cosa ho fatto, ma ha funzionato. No, la bomba. Vabbè. vabbè. Ma l'hai vista? Da una parte, un terribile e incredibile fallimento. Mortaio. No, è uscita, madonna quanti danni. È uscita, mi ha tirato una botta in testa, ma ha seccato. Allora, io li distraggo, tu ammazzi la ragazzina. Ha detto così, è molto greve, non dovrei dirlo. Sì, no, io tu li distrai e io uccido il pirata. La piratessa. Che non è assolutamente una bambina. No. Ora dobbiamo cercare di non mandare a quel paese la partita. Cosa che stiamo facendo. Perché? No, più altro è arrivata la partita in quello stadio in cui si trovano gemme per terra, cadaveri mutilati, tutte cose. Brawl Stars è un gioco per bambini. Cammini, vedi Beryl che fa I miei bulloni. Non mi sento più le gambe. Adesso lo carico a testa. No, carico lei. Vai. È il momento. Oh, bravo. La gente non se l'aspetta perché si dimentica che Beryl, cioè, o Daryl, sentite, non lo so come si chiama. In realtà in entrambi i modi, cioè in inglese mi sa che è Daryl e in coso è Beryl. Comunque il fatto è che la gente non si rende conto che la sua super si ricarica col tempo e quindi tu puoi abusare di questa cosa. Ah. Ed è già la seconda che vinciamo di fila e questo mi rende molto orgoglioso. E poi oltretutto, giustamente, i nomi dei brawler sono sempre diversi dalle lingue fra italiano e inglese. Perché per esempio in italiano è Semino. In inglese vabbè, Sprout. In inglese non penso che si possa chiamare Semino. In inglese non... I am Semino. I am Semino. You killed my family, prepare to die. Allora I am Ignacio Montoya. No, perché devi citare Better Call Saul? Allora, no, che c'è che Better Call Saul? Oddio che ho detto, scusa. Scusa, perché Ignacio Varga Nacho. Allora, you killed my family, prepare to die. Dai, non fa citazioni che non sono possibili. Comunque io che confondo le due cose sono veramente triste. Sì, ma è come dire hai scambiato il trono di spade con i puffi. Non sì, c'entra no, niente. La stessa cosa, stesso livello di omicidi.
gestiamo questo boss. Era un sacco che non facevamo un raid. Oh, io sono un piccolo barista e tu una giga... No, Madonna. Ma no, no. È un sacco che non lo facciamo. Ed è chiaro che non mi ricordo. Si vede. Sì. Ma ti ricordi quando abbiamo fatto il video? Lo finiamo a difficoltà difficile. Oh mio Dio. Ed è arrivata la gente sotto a dire: guarda che ci sono altre 300 difficoltà. Guarda che non ci vuole niente. Difficile is the new facile. Adesso c'è estrema, veterano, super figarimo, leggendario, Terminator, te spacco. Io non ho scelto un pessimo brawler. Oggi voglio usare solo Beryl. Oggi facciamo un video che si chiamerà Beryl. No, 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 Beryl no, no. Dei Beryl. Oggi stiamo dimostrando come si vince in tutte le modalità utilizzando solo Beryl. Oh, solo Beryl. Solo Beryl. Solo Beryl. Diamogli fuoco. Solo uno. Comunque questi cosi, questi Terminator nani meritano di essere barrilati. Adesso gli vado in faccia. No? Eh? Come? Abbiamo... Non riesco a capire se questo Frank è, ecco, più, sicuramente è più sveglio di me. Ah, questa cosa non è stata molto furba, no, posso dirtelo. Ma lo sai perché? Perché mi scordo sempre che Beryl può andare anche sull'acqua, però poi si muove però a caso. Però poi muore. Cioè, non è che non sa nuotare, galleggia. Ah, ha senso se ci pensi. Beh, oddio, è fighissimo. Galleggia. Beryl è come quei matti che vanno super veloci sull'acqua con la moto e ci passano sopra. Ed esistono, regà. Non so se avete presente, ma esistono. No, no, attento, HT Weta. HT Weta, sopravvivisci. HT Weta, HT Weta. Sono esploso. Al robot grosso. Come è fatta a morire? Mi ha preso in faccia con un proiettile che fa un sacco di danno. Era una domanda retorica, era come fatta a morire, nel senso che dovevi starci attento. Madonna. Ma madonna. che chiulo. No, no, il fatto è che questo quando si ferma io scappo. Oddio, letteralmente devo starnutire. Non farlo. Ok. No, dall'altra parte. No, no, ok, ho fatto. Perfetto, concentrati. Sono sicuro che possiamo evitare di fare cretinate all'ultimo secondo, cosa che in realtà è abbastanza... Ecco, appunto. Fate fuoco. La voce ci viene sempre storpiata come quella di Sio, perché stiamo registrando di mattina oltretutto. Ah, no. Oddio, questo nemico è proprio Madonna santa, scappo. È andata molto male questa cosa. È andata addio, molto amici, molto addio, male. Addio, ci dobbiamo lasciare. Non siamo ancora arrivati al punto in cui si canta. Canteremo solo dopo aver ucciso il grosso robot. Quindi il grosso robot uccidi così che io possa cantare. No, veramente è il contrario, sì, hai toppato un pochino. Che ho detto? Hai detto uccidi al robot, siamo noi che dobbiamo uccidere lui. No, in realtà parlavo a me stesso. Sono bombardino e sono anche un po' fatto, quindi ok, mi sbaglio. Sì. Ricordiamo sempre il meme classico: bombardino spaccia e il robot mi riempie di cazzotti. Guarda, penso che un pugno suo è tipo il Mike Tyson dei robot. Sì, vabbè, ovvio. Ti dà un cazzotto, ti fa una rinoplastica aggiuntiva con la mano. No, più altro ti segna vita, cioè è tipo una cosa. Una rinoplastica? No, che fai? Sono esploso once again. Non mi puoi lasciare da solo. Vai, Frank! Vai, Frank! Vai Franks. Vai Frank. Franco. Vai Dark Polo Frank. Vai Francuzzo. Vai Franco Frank. Madonna quanto. Franco dai. Franchetti. No. Anzi, no. 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 Sì. Wow. Oh sì. È andata. Ovviamente, ok, sì, era solo la difficoltà normale, quindi non ci esaltiamo. Che poi non che so schifo. Perché, ma adesso c'ho bloccata in testa la canzoncina che canta Vash the Stampede in un episodio di Raigan. Che tu prende tiri, e fa. Tiri fuori Dragon so, così a caso. Fa let's begin the killing time. E inizia a inseguire la gente. È troppo figo. Sì, in caso non si fosse capito, noi ogni tanto tiriamo fuori le cose che stiamo guardando senza motivo. Perché c'è Tom Nook sullo sfondo? Lo sai che l'ho pensato anch'io. Mannaggia, gli devo 98.000 stelline a quell'infame. Ah, sì, esatto. Perché stai giocando anche Animal Crossing. Ah! Un altro gioco molto virile. Concentrati. Mi sono anche dimenticato quello che stavo dicendo. È il momento di cazzottare i cazzotti e prendere le cose. E non ho cose da prendere. Sorrow, usa la mia morte. Riesci a fare gol. Pa pa pa. Vai in pa, porta. Pa, gol. No, sì. Bravo. Come hai fatto? Ho tirato la palla. Era si chiama domanda, calcio. Era una domanda retorica anche questa. Oggi mi sono, te prende. Mi sono sacrificato per un buon proposito. Con un buon pretesto. Tosse. Sì. Ah, rumore di tosse. No, palla. Palla troppo pericolosamente vicina alla porta. Palla che rotola. Passa, è quello che fanno le palle. Aspetta, ah no, quelle girano, scusa. Devo cercare di attirare la loro attenzione. Sono un barile. Sono un barile, un barile di barili. Altro oh, gol. A posto. Non ci dispiace. È il andata... primo è su un campione. Si dice campione. Campione. In sì, se no è brasiliano o portoghese, non me lo ricordo. In brasiliano come si dice campione? Vabbè. E soprattutto perché ti faccio queste domande? Non lo so, non sono mai stato in Brasile. Non quindi, è che. Non è che giocare. Senti, facciamocene un'ultima in sopravvivenza. Amo solo vinto. Abbiamo fatto una streak di vittoria. Non una c'è streak. Mai... Oh, senti. Non c'ho voce. Oh. Aiuto. Un po' di pietà.
Facciamoci un'altra partita per dimostrare che non è un caso che abbiamo solo vinto oggi e che possiamo riuscire anche a perdere. È il primo. È il primo is here. Lo dici a un tono talmente basso che sicuramente il microfono non percepirà la tua voce e sembrerai ancora peggio di me. Sta attento che c'è un bull pericolosamente con tre... Ok, adesso non è più così pericoloso. C'è un bull pericolosamente con tre. Tre cosa? Tre pacchetti, power up, mentine elettriche. Para 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 para. Oh no, sei morto. Sono un poco spastico, mi sono fatto uccidere. Quando Franky ammazza tu diventi tipo pa-a-te. Non puoi cantare la mattina col tono basso che hai e con me che stono perché non c'ho voce. Ok. Questo Frank andava ammirato per la sua dedizione alla causa. Io ti uccido. Cioè era palese che non potesse vincere, però ci ha provato lo stesso. È il momento di caricare e uccidere. E ho finito le uccisioni. E quindi carichi e basta. Vai vai che ce la fai, vai vai. Io no però. Cazzotation. Vabbè, senti, è pur sempre una vittoria. Vabbè, a posto. Anche tu hai avuto la cazzimma de Frank. Cioè, tu ti sei messo la pistola di Colt in bocca e hai ingoiato i proiettili. Io non muoio. Si vede che è il primo pippa solo cocaina boliviana. Questo non si poteva dire.